Ed eccoci al consueto appuntamento con il nostro ginecologo, il dottor Luciano Galletto. Ben trovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Oggi torniamo a parlare di menopausa perché l'abbiamo fatto più volte, ma è sempre un argomento, ahimè, attuale. Ma vogliamo parlare dell'osteoporosi durante la menopausa, che era una delle problematiche che lei ci aveva spiegato poteva, diciamo, saltar fuori, no, durante il periodo della menopausa. Però di fatto non avevamo proprio approfondito la cosa, quindi insomma cercheremo di farlo oggi. Sì, indubbiamente il discorso osteoporosi ha una correlazione con la menopausa, nella misura in cui noi ci troviamo ad avere sempre più donne che vivono per un gran numero di anni nella situazione menopausale, e poiché l'osteoporosi è un quadro di perdita di massa calcifica ossea che avviene lentamente nel tempo, fino a una ventina d'anni fa verosimilmente non c'era modo di evidenziare questa patologia perché, ahimè, la morte sopravveniva prima. Adesso che l'età media è molto più lunga, allora ci troviamo di fronte anche a questa problematica collegata con, diciamo, l'età anziana della donna. Dico questo perché anche alla luce delle nuove indicazioni, noi consideriamo adesso l'anziano oltre i 75 anni. Bene, questa è la fascia di età in cui maggiormente può comparire l'osteoporosi, e fondamentalmente l'osteoporosi può essere causa di fratture spontanee della colonna vertebrale o del femore, con delle ripercussioni estremamente negative, data l'età avanzata della paziente, sul suo recupero e sulle sue condizioni di vita quotidiana. Quindi intanto possiamo dire che comunque l'osteoporosi non necessariamente arriva insieme alla menopausa, mi pare di capire. Esatto, perché va differenziato il concetto di osteopenia, che vuol dire una diminuzione, ma sempre nei valori normali, della matrice calcifica ossea, dall'osteoporosi, che è una diminuzione, ma in percentuale molto più elevata, che predispone maggior rischio di frattura spontanea. Quindi questo è già un dato importante, e fondamentalmente l'esame che ci permette di differenziare un quadro di osteopenia da un quadro di osteoporosi è quella che si chiama la densitometria ossea computerizzata. È un esame fondamentale per capire se esiste questo, ma è un esame che non ha significato che venga fatto per le donne in menopausa. Ha un significato quando esistono una certa familiarità nell'ambito degli ascendenti della donna stessa a aver sviluppato in età anziana queste fratture, oppure, diciamo, quello che si definisce un incurvamento della colonna vertebrale legata al progressivo schiacciamento dei corpi vertebrali. Allora, nelle famiglie in cui esiste questa predisposizione ha un significato eseguire l'esame dopo la menopausa e poi ripeterlo a cadenza triennale, mediamente, se i valori sono normali. Al tempo stesso, se invece i valori sono patologici, vi è un'ampia possibilità di terapie da effettuare, che non ultima una terapia molto banale, che è quella di muoversi, di camminare, di sottoporre quindi a carico la struttura ossea. Allora, se noi abbiamo un'attività molto molto sedentaria, questo stesso fattore aumenta il rischio di osteoporosi. Muoversi fa sicuramente bene, ecco. Quindi muoversi sotto carico, quindi vuol dire la camminata veloce, la camminata, hanno un'utilità importante proprio come cofattore di prevenzione dell'osteoporosi stessa. Mentre invece per quanto riguarda una cura, ci sono delle soluzioni? Certo. Ci sono ampie terapie che possono spaziare dall'utilizzo dei sali di calcio, l'utilizzo della vitamina D3, che è un elemento fondamentale per il meccanismo dell'ossificazione del nostro sistema scheletrico, come anche ad altri farmaci molto più raffinati che chiedono al controllo di quella che è l'omeostasi, cioè il corretto bilanciamento tra osteogenesi, cioè produzione dell'osso, e osteoclastia, cioè distruzione della matrice ossea. L'osso è un organo in continuo equilibrio tra la matrice calcificata e la matrice decalcificata. Proprio una correlazione buona in questo senso consente di avere sempre una buona ossificazione. E vi sono questi farmaci che danno un aiuto per questa situazione. Beh, direi, dottore, che anche in questa occasione ci ha in qualche modo tranquillizzato, quindi insomma non è che menopausa uguale osteoporosi, ma la malattia, chiamiamola così, insomma, si manifesta solo in alcuni casi e comunque in età, mi è parso di capire, anche piuttosto avanzata. Mediamente più avanzata, certo, però una diagnosi precoce e una prevenzione con nell'ottica di come parlavo prima hanno un loro significato importante. Come sempre, del resto. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana e come sempre le do appuntamento alla prossima. D'accordo, a lei buona settimana.